perché mi comporto in questo modo? Tutti prima o poi ci siamo fatti questa domanda. Sono una persona affettuosa, crudele, gelosa, insicura, dipendente, autodistruttiva. Ma da dove arrivano queste parti di me? L'essere umano è fatto per avere molte cose, ma la solitudine non è sicuramente una di queste. Il bambino ha la peculiarità di essere il cucciolo meno autonomo del regno animale, un cucciolo totalmente vulnerabile e dipendente, che necessita per sopravvivere della cura e della protezione totale del genitore per molti lunghi anni. In questi anni di richieste e bisogni fisiologici e relazionali, il bambino apprende molte cose attraverso il rapporto con l'altro significativo, il caregiver. Il bambino impara a dare un senso alle proprie emozioni e sensazioni, impara a nutrirsi, a camminare, a sviluppare un linguaggio. Oltre a questo, però, il bambino apprende anche delle modalità comportamentali e relazionali specifiche, basate su quello speciale rapporto di cura che si è creato nella coppia. Un rapporto di protezione o esposizione, un rapporto di amore o di odio, di negligenza o di cura. Attraverso questa relazione, il bambino può sperimentare il rispetto, l'amore, la gioia, il nutrimento, ma anche la delusione, l'abbandono, la solitudine, la paura. Lo psicologo britannico John Bowlby diceva che le relazioni di attaccamento nell'infanzia costituiscono il prototipo di tutte le relazioni d'amore che il soggetto instaurerà nel corso della sua vita. Le nostre modalità relazionali sono determinate da apprendimenti ambientali che hanno origine in antichi legami familiari. Nel quotidiano applichiamo inconsapevolmente comportamenti automatici, quando rispondiamo con gentilezza, quando scattiamo con rabbia, quando ci offendiamo per una battuta. Entrando in relazione con le altre persone, inceniamo un copione già visto, un copione scritto da noi stessi, registri del nostro futuro che traggono spunto dalle esperienze del nostro passato. Non ci rendiamo conto delle relazioni, sia fisiche che emotive verso gli altri, in quanto sono consolidate nel tempo, fanno parte di noi. Sono comportamenti appresi durante l'infanzia, nella nostra famiglia intesa come gruppo di appartenenza. I vissuti di attaccamento, di separazione, ci condizionano nelle successive esperienze. La famiglia è il luogo in cui impariamo le relazioni, fin dal primo battito nel nostro cuore, fin dal primo respiro. Interiorizziamo e acquisiamo uno schema relazionale affettivo, ovvero un modo di stare con gli altri, che tende a permanere nel corso della vita, fino a che non inizia a pizzicare sulla pelle, desiderando qualcosa di diverso. La negatività è ciò a cui sono sempre stato abituato. Se mi dicevano bravo, non ci credevo. Se mi dicevano che non valevo niente, invece davo per scontato che fosse vero senza pormi domande. Sono stato un bambino non voluto, rifiutato, non amato e abbandonato in orfanotrofio ancora in fasce. Nella mia vita mi sono sentito sempre molto solo. Nonostante la mia mamma adottiva mi abbia voluto bene, il suo affetto non mi è mai bastato. Il rifiuto aveva più peso sul mio cuore del suo amore. Da adulto, durante il periodo di vita di strada, passavo le notti sdraiato su una panchina a guardare il cielo. Sceglievo una stella che mi proteggesse e che mi tenesse compagnia per combattere quel senso di lacerante, di vuoto interiore. Mia madre era una lavoratrice e mi lasciava sempre solo a casa, chiusa a chiave fin da piccolino. Mio padre era un alcolista, un uomo violento, che quando tornava a casa da lavoro picchiava tutta la famiglia. A 6 anni sono stato mandato in collegio da mia madre. L'idea iniziale era quella di tutelarmi, ma il risultato è stato tragico. L'abbandono si è intensificato grandemente, il senso di solitudine mi toglieva l'aria e i maltrattamenti sono diventati veri abusi. Senza accorgerne, ripetiamo comportamenti che abbiamo già vissuto durante la nostra infanzia, portiamo tutto dentro di noi e riproponiamo il copione in ogni relazione, replicando il passato della nostra storia personale nel nostro presente. Se sono nato nella violenza e ho visto solo schiaffi, come faccio a dare una carezza? Cambiare è possibile, seppur non facile. Le abitudini sono come degli abiti, abiti che vanno bene finché stanno comodi addosso. Quando iniziamo a sentirli stretti, pungenti, soffocanti, è necessario apportare delle modifiche o addirittura buttarli, acquistare abiti nuovi della taglia e della misura più adatta al me stesso di oggi.
L'incontro con la sostanza, in questo senso, per molti ospiti del Cufrad è stata l'evidenza del fatto che quell'abito non solo non andava più bene, probabilmente non era mai andato bene, eppure ci costringevamo a indossarlo con grande dolore e fatica. Fermarsi e guardarsi dentro, chiedersi chi siamo e se ci piace ciò che siamo diventati, questo è il primo passo necessario per cambiare. Vivendo in gruppo insieme ad altre persone, è possibile iniziare a riconoscersi in relazione con gli altri e a domandarsi, aiutati dagli operatori, il perché di un certo comportamento in quella situazione. La comunità ci permette di guardarci indietro e legittimarci a fare un passo avanti, cambiare direzione se quella che stavamo percorrendo non andava bene per noi e lavorare sui rapporti con gli altri. Le relazioni gruppali aiutano a rivedere i propri modelli relazionali e permettono di applicarne di nuovi. Da piccolo ho capito che picchiare forte era l'unica soluzione per non essere calpestati. Qui in comunità sto imparando che il rispetto lo si può ottenere anche e soprattutto in altri modi. In comunità mi sono reso conto che provo molto dolore quando parlo di me stesso e del mio passato. Per anni ho nascosto questa sofferenza dietro comportamenti arroganti, da bullo e da spaccone. Al Cufrad sto riscoprendo la mia autenticità, fatta di sensibilità e vulnerabilità, paura e bisogno d'amore. Qui in comunità ho fatto un grande percorso e forse, se 30 anni fa avessi avuto la testa di oggi, non avrei distrutto la mia vita. Oggi voglio lavorare su me stesso per concedermi delle nuove opportunità. So di avere delle risorse anche se fatico a vederle. Devo riuscire a liberarmi dalle vecchie identificazioni malsane e crearne di nuove. In gruppo, come in tutte le altre relazioni, riproponiamo i comportamenti passati, ma in questo contesto particolare è possibile aiutare il singolo a fermarsi e domandarsi il perché delle proprie azioni, offrendogli una possibilità di rispecchiamento attraverso la condivisione con i propri compagni, aprendo così nuovi percorsi possibili. In questo modo gli abiti vecchi vengono messi sotto esame, rammendati, accorciati, allargati e ricuciti dove possibile. Se dopo l'esame l'abito però non passa il test e il tessuto risulta non più utilizzabile, gli abiti vecchi vengono sostituiti da nuovi indumenti, caldimaglioni accoglienti, più adatti ad accompagnarci e proteggerci in questo nuovo inverno.